Il ricordo più emozionante del Giro d'Italia per me è legato strettamente al Monte Zamporano. È stata una significativa e stimolante scoperta, una sfida che ha portato su quella mitica montagna tanti ciclisti, tanti appassionati di questo splendido sport. Lo Zoncolan è stato affrontato la prima volta nel 2003 da Sutrio ed è stato un grande momento partecipativo, ma l'emozione più grande è stata quando nel 2007 per Sante di Ovaro i ciclisti sono usciti dall'ultima galleria in un boato immenso di 100.000 persone che tifavano per questo loro grande sforzo. È stato anche il momento in cui abbiamo sperimentato primi al mondo il cordone umano fatto di volontari, soprattutto Protezione Civile ed Alpini, che hanno condotto i corridori dall'uscita dell'ultima galleria sino al momento dell'arrivo. Lo Zoncolan rimane una salita mitica che attende sempre con entusiasmo il Giro d'Italia e tutta la sua coreografia. Per la mia regione, Friuli Venezia Giulia, rivivere la festa del Giro nei prossimi mesi sarebbe importantissimo in un segno di continuità partecipativa che negli ultimi 20 anni ha dato grandi risultati. I miei conterranei attendono questo grande evento che tra l'altro prevede una partenza di tappa dalla base aerea di Rivolto, sede delle Frecce Tricolori, che già in passato hanno accompagnato in qualche momento il Giro d'Italia. La partenza dalla base aerea costituirebbe, con il volo di questa grande eccellenza italiana, un significativo momento di rilancio dell'intera nostra nazione e noi ne saremmo veramente, veramente orgogliosi perché vuol dire che abbiamo contribuito tutti assieme a superare dei brutti momenti.